Ok, ragazzi, quella che state vedendo è la Ascolt, orgoglio della flotta russa. È una nave di classe Karakurt, ovvero una corvetta lunga 67 metri con 8 lanciatori in grado di parcheggiare dei missili cruise o balistici ad almeno 1500 km di distanza. Costa oltre 34 milioni di dollari equivalenti ed è talmente letale che in Europa è stata soprannominata la Vedova Nera. E insomma, quando decidi di allestire una nave così sfruttando un porto che si trova in Crimea, che cosa potrà mai andare storto? Per prima cosa dobbiamo dire che la Marina russa ha deciso di completare l'allestimento di questa nave in un porto che si trova più o meno letteralmente a 1, massimo 2 km di distanza dal ponte di Kerch. Non è quindi un eufemismo affermare che la Marina russa ha deciso di piazzare questa nave nel punto più lontano possibile rispetto all'Ucraina della Crimea. Sventuratamente per i marinai russi che avevano appena finito di dare la terza mano di vernice alla nave, gli ucraini hanno scelto di dare un loro tocco personale con 3 missili Scalp. O forse con degli Storm Shadow. Però, Storm Shadow contro la Vedova Nera. Sarebbe un bel crossover per la Marvel. Fino a poche ore fa, comunque, avevamo a disposizione un video che mostrava il porto ripreso da lontano al momento dell'impatto dei missili e sapevamo con certezza che qualcosa aveva preso fuoco all'interno di quel porto. Qualche ora dopo sono arrivate le immagini da satellite. In queste immagini si vedeva una nave nuova di pacca, che molti chiamano peraltro incrociatore, quando in realtà è una corvetta, che presentava alcune anomalie. Diciamo che nell'immagine c'erano alcune aree inquietantemente nere. Aree che facevano dire a tutti gli analisti da divano: ok, la nave è stata colpita, ma non siamo in grado di stabilire l'estensione del danno. Magari gli amici di zio Vlad se la caveranno con un pochino di carta stagnola e 2 gocce di colla vinilica. E poi ti arriva una foto di questo tipo qui. E anche se sei il primo e più grande figlio di Putin, capisci che la carta stagnola non basterà per rimettere in sesto la nave. Battute a parte, vorrei farvi riflettere per un attimo sulla tattica che hanno seguito gli ucraini per arrivare a questo risultato. Ormai è da più di un mese che gli ucraini riescono a colpire i navigli russi che si trovano in Crimea. E per raggiungere questo risultato hanno identificato, localizzato e neutralizzato un discreto numero di unità antiaeree russe, anche modello S-300 ed S-400, e cioè le unità antiaeree, o meglio, parti del sistema antiaereo russo più avanzate. Ora, gli ucraini in teoria hanno il controllo sulle coste della Crimea. Le navi russe, sempre in teoria, non possono più essere utilizzate per lanciare missili contro le città ucraine. O meglio, le navi russe possono ancora lanciare missili contro l'Ucraina, ma devono farlo restando a distanza di sicurezza. E questo, quantomeno in teoria, dà più tempo agli ucraini per intercettare il missile in arrivo. Il dettaglio interessante di questa operazione consiste nel fatto che gli ucraini hanno preferito colpire il porto invece del ponte di Kerch. Evidentemente hanno ritenuto che seguendo questo corso d'azione avrebbero ottenuto il miglior risultato possibile e il vantaggio più ampio. Questo implica il fatto che i missili utilizzati sono in grado di neutralizzare una corvetta di 67 metri,
ma non sono in grado di danneggiare seriamente la campata di un. Per neutralizzare il ponte di Kerch per la terza volta serviranno ben altri mezzi. Infine, gli ucraini hanno completato una missione riportando un risultato ottimo. Infatti, utilizzando soltanto 3 missili Storm Shadow, il cui prezzo si aggira sul $1 milione l'uno, e quindi spendendo $3 milioni, sono riusciti a neutralizzare una nave che di $1 milioni equivalenti ne costa 33-34. Gli ucraini hanno distrutto degli equipaggiamenti che costano 10 volte i mezzi impiegati per ottenere questo scopo. La guerra per gli ucraini, fino a quando riescono a mantenere questi livelli, procederà benino. Detto ciò, possiamo cambiare fronte e tornare ad Avdiivka, e cioè nel punto più caldo degli scontri fra ucraini e russi. Questa città non ha un valore strategico particolare, ma al pari di Bakhmut, il comando russo ha ricevuto ordine da Vladimiroso Putin in persona di conquistarla, e quindi il comando russo utilizzerà e soprattutto sacrificherà tutti gli uomini e i mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo fissato dal nuovo zar. Dopo circa un mese di attacchi diretti, i russi hanno realizzato che forse questa strategia, e cioè il mandare all'attacco uomini e mezzi senza avere un piano vero e proprio, è fallace, e così hanno iniziato a lavorare lungo i fianchi per poter stancare gli ucraini, ma soprattutto cercare di accerchiarli o quantomeno interrompere la catena logistica che permette di portare i rifornimenti alla città sotto assedio. Al momento attuale i russi sono riusciti a conquistare una pila di rifiuti, e non sto scherzando, è realmente una discarica quella che hanno preso, a sud della città, e stanno moltiplicando gli sforzi per poter conquistare la cosiddetta fabbrica di carbone. In un'altra epoca, quando regnava la pace, in questa fabbrica affluiva il carbone grezzo e si lavorava il carbon coke, che poi veniva utilizzato per l'appunto nelle centrali elettriche per produrre energia. Al momento attuale questa fabbrica è terreno di scontro fra russi ed ucraini, ma questa fabbrica è stata costruita in epoca sovietica ed esattamente come l'Azovstal è una vera e propria fortezza, con la differenza che l'Azovstal di Mariupol era stata letteralmente circondata dalle truppe nemiche, mentre invece questa fabbrica di carbone non è stata tagliata fuori e può ancora ricevere rifornimenti da parte ucraina. Gli ucraini poi hanno rinforzato le loro teste di ponte più o meno all'altezza di Kherson sulla riva sinistra del Dnipro. Ricordo a tutti, ma a me stesso in particolare, che gli ucraini e i russi per qualche strano motivo guardano le mappe dai fiumi come se fossero dall'alto verso il basso e non dal basso verso l'alto come noi. Quindi in pratica la riva sinistra del Dnipro per loro corrisponde alla riva che sta alla nostra destra. Pare infatti che gli ucraini siano riusciti a trasferire sull'altra riva anche i mezzi pesanti, e questo per i russi chiaramente è un pessimo segno. Pare infine che il punto prescelto per lo sbarco, fra virgolette, delle unità pesanti sia esattamente quello utilizzato per l'addestramento dell'esercito ucraino alle operazioni di questo tipo negli anni scorsi. Quindi, in pratica, questo tipo di missioni gli ucraini dovrebbero poterli fare anche a occhi chiusi. Gli ucraini si stanno difendendo bene, meno bene invece si stanno organizzando e difendendo gli alleati nella guerra ibrida contro i russi e soprattutto i filorussi. In questo periodo, infatti, va di moda il cessate il fuoco. Siamo tutti stanchi, vogliamo tornare a fare affari come facevamo prima, mettiamoci una pietra sopra, torniamo ad acquistare gas e petrolio dalla Russia, e poco importa se zio Vlad sta insegnando a una generazione di marmocchi a odiarci e attaccarci. Noi abbiamo bisogno del loro petrolio oggi.
E già questa posizione è alquanto discutibile. Tuttavia, esistono delle controindicazioni notevoli che dovrebbero indurci a non concordare alcun cessate il fuoco, né tantomeno ad alleviare le sanzioni. Se i russi propongono o addirittura sono disposti ad accettare un cessate il fuoco, non lo stanno facendo perché vogliono risolvere chissà quale problema geopolitico. Lo stanno facendo solo perché a loro serve tempo per far arrivare i nuovi proiettili, infilarli nei caricatori e insegnare ai nuovi soldatini come si spara. Il governo di Vladimir Putin non sta perseguendo la pace, sta semplicemente cercando di implementare una strategia di guadagnare tempo per poter rimettere in sesto il suo esercito e colpire con ancora maggiore durezza gli ucraini. Naturalmente tutto parte dal presupposto che noi glielo lasceremo fare e che le nostre industrie non si stiano attivando per produrre più proiettili e in linea generale più equipaggiamenti militari. Come ripeto, i russi hanno applicato questa strategia in Cecenia e hanno ottenuto un discreto successo. Sappiamo tutti poi come è andata a finire. E cioè con una Cecenia che è diventata parte integrante della Federazione Russa ed è stata ulteriormente punita da Putin che ha messo Kadyrov a capo del governo da non mi ricordo quanti anni. Ed è tutt'altro che democratico. Tra parentesi, il governo di Kadyrov ha premiato il figlio quindicenne, Adam, se non vado errato, per essere andato a picchiare un prigioniero che gli è stato gentilmente ceduto da Vladimir Putin. Ora, il presidente americano Biden all'apparenza ha tantissimi difetti, ma di fatto è tutt'altro che stupido. Gli americani, in linea di massima, sanno perfettamente che cosa vuole fare Putin. Il problema è che a parte di loro, e questa parte principalmente repubblicana, va bene così. Se vince zio Donaldo, c'è il rischio che gli Stati Uniti escano dalla NATO. E la situazione non la risolvi mettendo i fiori nei Kalashnikov dei russi. Comunque sia, i repubblicani negli Stati Uniti non vogliono più finanziare l'Ucraina, vogliono invece dare qualche miliardata a Israele per permettere a questa civiltà millenaria, sono parole loro, non mie, di poter sopravvivere più che dignitosamente e vincere lo scontro contro le forze del male. Mentre invece gli ucraini non hanno assolutamente una civiltà millenaria, sempre per i repubblicani, e sono proni a far sparire montagne di denaro. Ora, questa narrazione è palesemente falsa, oltre che filorussa. In realtà, gli ucraini non hanno mai fatto sparire una singola arma. O meglio, ci sarà sicuramente stato qualcuno che se la porterà a casa, ci sarà anche qualche ufficiale disonesto che le fa sparire effettivamente, ma di fatto il problema non è la corruzione endemica, questa corruzione endemica non esiste più. Gli ucraini hanno vissuto i risultati di queste condotte già nel 2014, quando non avevano un esercito in condizioni di operare. E buona parte del Donbass è finita per l'appunto sotto il controllo dei russi. E in questi 2 anni abbiamo visto Zelensky lottare contro il malaffare e la corruzione. C'è anche un ministro della difesa che si è dovuto dimettere, anche se non era direttamente coinvolto in uno scandalo. Inoltre, bisogna ricordare all'opinione pubblica, ma soprattutto ai repubblicani, che gli ucraini non potrebbero far sparire nulla, nemmeno volendo, perché gli Stati Uniti e buona parte degli Stati europei non paga gli ucraini, non gli regala del denaro, gli passa invece equipaggiamenti militari. E capite anche voi che con un carro armato M1 Abrams usato non ci puoi pagare il gioielliere, non ci paghi il conto di Tiffany. Tutto ciò premesso, Biden, per garantire i fondi all'Ucraina, ha trovato una soluzione semplicissima.
molto banalmente si rifiuterà di firmare qualunque autorizzazione per l'invio di aiuti monetari o di equipaggiamento a chi che sia, fino a quando i repubblicani non accettano di finanziare la resistenza degli ucraini. È un sistema politico piuttosto duro, ma decisamente semplice e si spera anche efficace. E nel frattempo il Pentagono ha passato all'Ucraina altri 435 milioni di aiuti, aiuti che erano già stati stanziati in precedenza, motivo per cui agli ucraini in questo momento, a parte gli F-16 e il munizionamento relativo, non manca moltissimo. Hanno tutto quello che serve per condurre questo tipo di operazioni. Certo, prima o poi, se continuano a bombardare con questi ritmi, avranno bisogno di proiettili di artiglieria o potranno lanciarne molti meno. Ma di fatto la situazione è in divenire e gli ucraini, come ripeto, hanno decisamente molte più risorse rispetto a quelle che ne avevano prima del conflitto. Quindi no, la guerra non è finita, durerà presumibilmente ancora per molto tempo, ma la vita reale purtroppo non è un videogioco, non esiste un tasto di reset o di pausa. Gli eventi si verificano e poi, per evitare che ci siano delle conseguenze disastrose, è necessario intervenire e fare quello che deve essere fatto. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Inoltre, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete i video e mettete un bel mi piace. Per voi sono solo pochi click, ma per il canale significano tanto. Dareste la possibilità di crescere e di fare qualcosa di meglio rispetto a quanto stiamo facendo oggi. E inoltre, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, il vostro modellino di nave preferito potrebbe essere colpito e affondato a causa di modellini di missili di Storm Shadow. Io vi ho avvisati, poi regolatevi voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.